Al Palasport di Verano Brianza si affrontano Aurora Desio e San Biagio Monza nella prima giornata di campionato e sarà un match ricco di reti e di emozioni praticamente fino all'ultimo istante di gara. Nel primo tempo partono decisamente meglio gli ospiti che dopo una prima fase di studio al settimo passano in vantaggio con l'azione che vediamo svilupparsi con l'ottimo passaggio filtrante per Casano che supera Righi e fa 1-0. San Biagio, ma risponde immediatamente l'Aurora, buon pallone recuperato dalla difesa, Righi libera Fusaro che avanza, serve Simeone che inventa letteralmente il gol dell'1-1, ma è un avvio pirotecnico con il San Biagio che torna avanti, prima una serie di rimpalli dai quali l'Aurora esce in qualche modo, ma il pallone poi arriva a Grassi che fulmina Righi per la seconda volta. 2-1 San Biagio e Aurora che prova ancora una volta a rispondere immediatamente, ma questa volta la conclusione di Simeone termina di pochissimo a lato. Sono però gli ospiti, come dicevamo, ad andare meglio nel primo quarto d'ora e arriva anche il gol del 3-1 e lo mettono a segno con Bonfino. San Biagio che poi gestisce il doppio vantaggio, rischia qualcosa in questa occasione con la conclusione di Simeone di poco a lato e poi nel finale di primo tempo la vediamo tutta. Splendida azione corale dell'Aurora, si libera sul secondo palo di Vino e fa 3-2, così si chiude il primo tempo e nella ripresa, ancora una volta ad aprire, è il San Biagio con Grassi che al settimo mette a segno il gol del 4-2 con questa splendida girata in caduta. Aurora chiamata ancora una volta la doppia rimonta che ci prova subito con il solito Simeone, palla che sibila a lato del palo. Ancora i padroni di casa, questa volta con Divino che non riesce a saltare un ottimo Renna, dalla parte opposta Casano sfiora il gol, palla fuori di pochissimo e poi è un monologo dell'Aurora che cerca in tutti i modi il gol che riapre la partita, ma qui Furfari viene fermato da uno strepitoso Renna, poi Fabris per il San Biagio alleggerisce un po' la pressione, finale come detto con l'assalto dell'Aurora, anche ancora una volta Renna che respinge la conclusione di Furfari, poi sempre Aurora con il solito Furfari che va a realizzare il gol del 4-3. C'è tempo per provare a pareggiare la partita, ma nonostante i tanti tentativi, qui clamoroso il doppio tentativo di Confalonieri con Renna che alla fine riesce a respingere, non arriva la rete del pareggio. Ultime due conclusioni di Furfari che si perdono di pochissimo sul fondo e così si conclude la partita con il successo del San Biagio 4-3 sul campo dell'Aurora, San Biagio che conquista i primi 3 punti della stagione, Aurora che proverà a rifarsi nella trasferta di settimana prossima sul campo del Futsal Tubo Rosso.